Amici di San Rocco, ben ritrovati sul nostro canale delle serate culturali. Ultimo appuntamento del calendario di incontri per la stagione 2020-2021, che ricorderemo per essere stata quella trasmessa via etere su YouTube. Dei 22 incontri in cartellone, 17 sono stati registrati qui nell'accogliente biblioteca di San Rocco, non senza qualche problema dato dalle restrizioni Covid che si sono nei mesi via via succedute. Lo sforzo comunque è stato utile, ne siamo consapevoli, che alla lunga ci ha ripagato. Della nostra pagina delle serate culturali, a cui ricordo ancora a chi non è iscritto di cliccare sul tastino iscriviti, nella nostra pagina, dicevo, sono ora presenti più di una decina di registrazioni. Abbiamo imparato una nuova forma di comunicazione, questa tramite YouTube, che certo non è alternativa a quella che noi preferiamo, quella in presenza, che a breve speriamo potremo di nuovo percorrere, ritrovandoci nella sala del rettore. Questa esperienza tecnologica la vogliamo associare alla serata in presenza, in modo che chi non potesse per un qualche impedimento essere presente qui a Quinzano potrà comunque rivedere la registrazione della relazione accedendo al canale YouTube del nostro portale. Bene, in questo ultimo appuntamento del cartellone scopriremo un tema davvero particolare e affascinante. Si parlerà di natura, si parleranno di api e di altri tigrati pelosi, e questo è il titolo riportato nel nostro libretto del cartellone. Il relatore è Leonardo Ceradini, un apicoltore, ma è un vero esperto e senz'altro riuscirà a ricreare in tutti noi la passione e la voglia di riscoprire un contatto con la natura, ahimè, sempre più difficoltoso. Da quando è entrato qui nella biblioteca lo spazio si è inondato di meravigliosi profumi. Bene, prima di iniziare è mio piacere ringraziare gli sponsor, ricordarli, sponsor e patrocinatori di queste serate, che sono il Comitato di San Rocco, la Parrocchia di Quinzano, la Cooperativa Pericotti, la Seconda Circoscrizione di Verona, il Coro Stella Alpina e l'Arena 2000 del nostro direttore Andrea Tofaletti. Lascio quindi microfono e postazione a Leonardo, ci ritroveremo a fine presentazione per i saluti. Linea alla regia. Bene, buonasera a tutti, ciao, mi chiamo Leonardo, sono stato ampiamente presentato, non ce n'è di bisogno, mi dispiace non poter vedere i vostri occhi, perché da quelli capisco, come dire, capisco cosa e come devo parlare, però tant'è, questo è il periodo che ci troviamo, dobbiamo adattarci, spero di riuscire lo stesso a comunicare quello che è nella mia intenzione e nell'intenzione di chi mi ha invitato, cioè l'amore, la passione, la conoscenza soprattutto di questa di questo meraviglioso insetto che è l'ape. Io qui ho assistito a una riunione qualche tempo fa che era il linguaggio delle mani. Sono venuto, come dire, per vivere il clima delle serate. Ecco, le mani sono uno strumento per comunicare, ma non solo. Di solito comunichiamo con tutto il corpo. Bene, questa sera mi accontenterò di comunicare con la voce, con la mia faccia. Questa sera parliamo di api. Se foste in presenza, vi chiederei a voi cos'è un'ape, ma siccome non lo siete, lo dico io, è un insetto. E sempre se foste in presenza, vi chiederei perché parliamo di api, che è un insetto, e non parliamo di zanzare, che è pure un insetto anche quello.
Di solito i bambini, quando gli faccio questa domanda, mi rispondono che perché le zanzare pungono. Ecco, bene, anche le api pungono. Però, a differenza delle zanzare, le api fanno un sacco di cose che a noi piacciono, a noi, come dire, per noi sono utili. Io non farò una lezione scientifica, non farò, come dire, un corso sulle api, ma cercherò di fare un racconto a volo d'ape. E siccome il tempo è anche limitato, lo farò sorvolando molto, insomma, sull'argomento. Ecco, ci sarebbe da parlare tantissimo, però ciò non toglie che io non parta da lontano. Questo cartellone che vedete si chiama appunto Api Evoluzione e secondo il mio maestro e fra l'altro anche frequentatore di questo luogo, il professor Alessandro Pistoia, le api sono state inventate dai fiori più di 150 milioni di anni fa. Allora, non lo so se è vero che i fiori hanno inventato le api 150 milioni di fa, ma l'ape fossile che vedete in alto nel cartellone ha 50 milioni di anni, per cui un bel po'. L'altra ape inglobata nell'ambra che vedete sulla destra del cartellone ha 30 milioni di anni, per cui sappiamo che 50 milioni, 30 milioni di anni fa le api esistevano esattamente così come sono ora. Diciamo, facciamo adesso un salto di milioni di anni e arriviamo alla comparsa dell'uomo sulla Terra e a questa pittura rupestre trovata nel basso della Spagna, che è stata salvata dall'ultima glaciazione. 30.000 anni fa, quest'uomo che si arrampicava su delle corde vegetali, e qui di solito anche qui chiedo ai presenti cosa sono le corde vegetali. Ma lo sanno tutti, lo sapete sicuramente anche voi, che sono le liane, e si arrampica sfidando le punture delle api per raccogliere un favo. Allora non andavano tanto per il sottile, mangiavano tutto, larve comprese, perché, come dire, costituivano alimento e proteine. Per cui già allora l'uomo primitivo sfidava le punture delle api perché riteneva che fosse che ne valesse la pena, ecco, diciamo così che ne valesse la pena. Poi anche, facciamo di nuovo un altro salto e arriviamo all'uomo quando da raccoglitore e cacciatore è diventato coltivatore e allevatore e veniamo ai giorni, quasi ai giorni nostri. Sulla vostra sinistra vedete un apiario che queste sono quasi tutte fotografie mie. Sulle colline di Marano, in località Girotto, esesisteva ancora fino a 50 anni fa questo apiario. Vedete che c'è un tronco di albero cavo, delle cassette un po' approssimative. E praticamente, cosa ha fatto il cacciatore allevatore? Ha segato probabilmente l'albero dove dentro si erano insediate le api e se l'è portato vicino a casa. E ha cominciato così l'allevamento. Dall'altra parte vedete che c'è una cesta rovesciata, coibentata, vedete che c'è una sorta di malta, vi piacerà sapere che quella malta lì la trovate anche sui pascoli della Lessinia all'estate, quando andate lì a passeggiare, le trovate, come dire, prodotte in loco. E dico sempre ai bambini di quelle cose lì, fidatevi solo di quelle chiare, quelle scure, lasciatele stare. Bene, queste ceste rovesciate, coibentate appunto con letame, con la cacca di mucca, erano chiamati viscoli e lì si allevavano le api. E anche qui vi piacerà sapere che i viscoli erano le ceste che i romani utilizzavano, viscoli. Utilizzavano per raccogliere le tasse, da lì si capisce perché quelle che raccolgono oggi si chiamano fisco. Questa apicoltura, presente fino a diciamo 100 anni fa, diciamo così, ecco, ma
dalle nostre parti in Lessinia anche più recentemente, erano collocate in fondo alla corte in nicchie predisposte nelle case, nei muri. Ci sono ancora delle testimonianze molto molto belle che andrebbero recuperate, salvaguardate, e non è detto che non lo faremo con la nostra associazione, con la Proloco di Molina, con la Piaggio Sociale. E però era un'apicoltura cruenta, perché per raccogliere i mieli prodotti all'alveare andava soppresso l'alveare, e non c'era modo di fare diversamente. E poi si è arrivati all'arnia razionale, all'apicoltura moderna con le arnie in legno, dove si può gestire si possono gestire le api senza arrivare alla loro soppressione. Si può, come dire, curare la famiglia, l'alveare, senza e raccogliere i prodotti senza andare a supprimerle. E questo è l'evoluzione delle api. Cosa hanno rappresentato le api nella storia? Questo è ancora più importante. Le api nella storia sono state prese a riferimento da religioni. Vi piacerà sapere che, se andate al centro della cristianità, l'altar maggiore di San Pietro, quello col baldacchino, le cappe del baldacchino e gli scudi alla base delle colonne del baldacchino sono caratterizzate dalla presenza di tre api. Erano il simbolo dei barberini che l'avevano preso come simbolo. Vi piacerà sapere che le api si sono scelte in santo patrono, Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, santo patrono delle api, è stato visitato da uno sciame quando era in culla, che gli usciva dalla bocca, usciva, entrava dalla bocca, tutti spaventati, salvo il padre che aveva visto in questo un segno. E posso dire che le api mi hanno sempre accompagnato, gli sciami di api mi hanno sempre fatto fare incontri importanti che hanno avuto sempre un'evoluzione. Hanno gli egiziani, ecco, scusate l'intoppo, gli egiziani avevano, come dire, in grande considerazione le api. Ra aveva, come dire, una sua manifestazione sotto forma delle api, e facevano un gran uso dei prodotti all'alveare, miele e propoli, per la mummificazione. Erano, come dire, prodotti molto usati. L'apicoltura la praticavano su grandi zatteroni che seguivano il Nilo, in modo da seguire anche i periodi di fioritura. Alessandro Magno, ne hanno scritto i Romani, Virgilio, Columella, tutti quelli che hanno scritto di agricoltura hanno scritto di api. Pensate che i Romani avevano una legge che costringeva chi rubava uno sciame a pagare la corrispondenza maggiorata all'apicoltore. Non li costringeva alla restituzione, era un modo per diffondere la... Ho avuto modo di vedere un documento a Carpineto Romano della Curia, che obbligava fra l'altro gli apicoltori a consegnare, no, una quantità di cera per la Curia, insomma, per l'illuminazione della chiesa. Tra l'altro, se foste stati dei Romani, avreste imparato a scrivere su delle tavolette di cera. Questo documento descriveva bene come si dovevano tenere le api e che punizione andava data a chi si introduceva nell'apiario altrui per sottrarre le api. La stessa punizione veniva usata anche chi si introduceva nel letto che non era il suo, insomma, per dire. Per cui le api hanno un po' permeato. Napoleone Bonaparte ha cambiato il simbolo della monarchia francese, e quando è stato incoronato imperatore lo ha fatto con un mantello con su cucite centinaia di api d'oro. Ecco,
per dire alcune questioni per quanto riguarda i regni, ma non solo. Le api hanno informato le comunità. Sulla vostra sinistra, lì vedete che c'è il simbolo di un comune. Quel comune è il comune di Dolcè. Come vedete, il comune di Dolcè ha nell'Arnia un'ape. Ha nell'Arnia, nello stemma, un'ape, ha una pera di frutto e un orso, naturalmente, che sappiamo, ghiotto di miele. Bene, Dolcè, cosa ci richiama? La dolcezza del miele. Poi Dolcè ha due frazioni, una si chiama Ceraino, una si chiama Volarnie, due toponimi che richiamano l'allevamento delle api. Una piccola nota, da Ceraino i Ceradini, di cui io faccio parte, si sono trasferiti poi a Molina nel 1400. Bene. Per dire quanto anche le comunità si sono rifatte alla vita delle api per informare il proprio governo, insomma, ecco. Ma poi il lavoro, aziende importanti che si sono rifatte, hanno messo nella loro come dire, vision, hanno messo l'ape come riferimento, le banche, la banca di Cerea ha un'ape, ma non solo la banca di Cerea, quasi tutte. Poi il risparmio, sicuramente si rifà alle api. Le banche sono un po' come gli apicoltori, comunque, tanto per dire una cattiveria, di miele ne producono poco, ma ne consumano tanto. Li vanno bene la capacità di risparmiare le api. Prima di passare al cartello successivo, questo è il mio gruppo di apicoltori che è partito 12 anni fa con la Proloco di Molina e che con l'attività didattica nell'apiario sociale ha sfornato diversi apicoltori appassionati e anche un apicoltore professionista che è andato a collocare la sua attività in Trentino perché, lì ha trovato delle condizioni più favorevoli. E prima di passare al cartello successivo, volevo svelare perché le api hanno tutto questo impatto positivo sulla società. Perché scegliamo questa ape in particolare, l'ape mellifica domestica, e non una delle migliaia di altre specie di ape? Perché questa ape ha una prerogativa, è in grado di comunicare, e la comunicazione è alla base della sua organizzazione. La sua organizzazione a partire da quella familiare. Anche qui, se foste in presenza, vi chiederei chi sono i protagonisti della famiglia delle api. Non lo siete, mi tocca farlo io. Allora, tutti sappiamo che la madre di tutte le api è l'ape regina. L'ape regina è l'unica ape sessuata, l'unica ape in grado di generare. Poi ci sono le api operaie e poi ci sono i fuchi. Questi sono i tre protagonisti dell'alveare. In realtà gli unici sessuati, diciamo così, sono l'ape regina e i fuchi. Le api operai sono asessuate, hanno l'apparato genitale atrofizzato. Qualcuno dice che è stato sostituito nell'evoluzione del pungiglione, cosa molto diversa fra l'altro dall'origine, ma comunque... Adesso cerco di descrivere il più semplicemente possibile questi tre soggetti all'interno dell'alveare. L'ape regina. L'ape regina nasce da un uovo fecondo. Nasce in 16 giorni, sviluppa l'apparato genitale perché viene allevata in una cella più grande, le vedete più chiare
chiare al centro di questo telaino, queste, come dire, protuberanze, sono delle celle reali particolari da orfanità. Quest'altra invece cella reale che è al bordo del telaino è una cella reale da sciamatura. Comunque, insomma, sempre celle reali sono. Vengono allevate in celle più grandi e vengono allevate dal primo giorno fino alla loro morte, vengono nutrite solo di pappardelle. Le api operaie. Le api operaie nascono in 21 giorni, vengono nutrite con pappa reale per i primi 5 giorni, poi questa differenza di giorni di nascita e di pappa reale mi tornerà utile, tenetevela a mente perché mi tornerà utile fra un po' quando vi racconterò una cosa per me sempre straordinaria. Nascono in 21 giorni, vengono nutrite a pappa reale per i primi 5 giorni e poi a un caffè latte fatto di miele e polline fino alla loro nascita. A un certo punto dello sviluppo la celletta viene opercolata, si vede quella, come dire, quella copertura marrone che vedete, è una copertura dove dentro stanno sviluppandosi, facendo le ultime fasi di sviluppo, le api operaie. L'ape regina, mi sono dimenticato di dirlo, può vivere fino a 5 anni. A 5 anni, le api operaie che nascono in questo periodo campano al massimo 45 giorni perché si consumano, di lavoro. Svolgono tutte le mansioni dal primo momento che nascono fino alla loro morte. L'ultima mansione è quella della bottinatura, quella di andare sui fiori a raccogliere. I fuchi. I fuchi nascono da uova non feconde, da uova infeconde, nascono per partenogenesi, che è una bella parola, mi piace pronunciarla, ma anche se non ne conosco il significato. No, non è vero, dai. Gene di parte. Nascono da uova che non sono state fecondate e per cui hanno i caratteri della madre, solo dell'ape regina. Ci mettono 24 giorni a nascere e campano finché si accoppiano, perché nell'accoppiamento si strappano e muoiono, oppure a settembre li cacciano tutti di casa. Di solito quando faccio queste lezioni con le maestre vedo dei sorrisi un po' interpretativi da parte delle signore maestre a questa affermazione. Comunque a settembre li cacciano tutti, per cui non rimane i fuchi, non fanno un granché, bighellonano lì, mantengono col loro corpo la temperatura all'alveare, se sono fortunati a accoppiarsi con la regina muoiono, insomma non fanno un granché, però non fanno neanche una bella fine. Poi magari questa cosa mi serve per concludere un po' il prezzo di questa organizzazione che hanno le api. Questi sono i soggetti dell'alveare. E l'ape regina nasce, come dicevo, in 21 giorni, dopo 8-10 giorni raggiunge la maturità sessuale. Fa il cosiddetto volo di fecondazione, poeticamente detto volo nuziale, si reca in un posto dove sa che ci sono i fuchi, non si accoppia con i fuchi dell'alveare, questo garantisce, come dire, la biodiversità, si reca in un posto dove i fuchi sono lì, che è una sorta di discoteca, non so se il paragone è consono, dove ci sono lì i fuchi che aspettano le regine. Arriva la regina, vola velocemente, i fuchi la inseguono, il primo che la, come dire, impalma, si strappa, perché, vabbè, l'eiaculazione avviene per estroflessione, cioè si ribalta indietro, si strappa. Arriva l'altro che ha visto tutto, ma ignaro o ignora, e pulisce. Si accoppia di nuovo, questo per una quindicina di volte, cioè la regina fa il pieno di 6-7 milioni di spermatozoi. L'ultimo pene se lo fa togliere dalle api in alveare per certificare che ha fatto il suo dovere. Questo pieno di seme
gli starve per tutta la sua vita feconda. La regina non uscirà più dall'alveare se non per la fase di sciamatura, che avviene quando l'alveare è talmente grosso e c'è un tempo davanti per poter costruirsi un'altra famiglia. Le api decidono di allevare delle altre api regine e nata o quasi nata l'ape regina nuova, le api giovani spingono fuori la regina vecchia e vanno a costituire un'altra famiglia. Si vede lo sciame, si vede quel grumo d'api, saranno circa 30.000, attaccato a quel ramo di ciliegio. Lì c'è la regina vecchia già feconda e le api giovani. Anche qui una nota: noi mandiamo via i giovani quando si maritano, mentre loro mandano via i vecchi, mandano via la regina vecchia perché è già feconda. Le api giovani perché? Perché le api giovani sono produttrici di cera. Siccome si devono fare casa, hanno bisogno di cera. Vanno via col pieno, si portano 3 giorni di scorta di miele dentro la pancia e appena che trovano un luogo, un buco nel muro, in una pianta, nelle tapparelle, in una finestra di una casa abbandonata, cominciano a costruire. La regina già feconda comincia a depositare le uova e si parte per una nuova famiglia. Ho qui una dimostrazione di una costruzione, come dire, senza indicazioni, fatta dalle api per poter ripartire con una nuova famiglia. Bene, questa riguarda la sciamatura, altrimenti la regina rimane nell'alveare, deposita fino a 2.000 uova al giorno per sostituire le api che muoiono di fatica. Lavorano dall'alba al tramonto, da quando sorge il sole fino a quando il sole tramonta, e spesso non riescono a tornare all'alveare perché le ali si consumano, non riescono più a reggere il peso. C'è bisogno di sostituzione, per cui la regina deposita tutte queste uova. La famiglia è fatta così, è organizzata in questo modo. E poi sul rapporto regina-ape ne parlerò più volentieri nella parte che riguarda la vita sociale delle api. Ecco una piccola nota che vediamo in fondo al tabellone. Vedete quel puntino marrone che c'è su questa larva di fuco? Ecco, questo è un parassita, si chiama Varroa destructor, è arrivato in Italia attorno agli anni 80, poi ha invaso l'Europa. Un po' come il virus che ci sta interessando adesso, è arrivato dall'isola di Formosa. Là viveva su un'ape senza grossi danni, un'ape cerana, viveva come i pidocchi sul cane, per capirsi. Ecco, è venuta da noi le api non la riconoscevano, non sapevano come fare a difendersi, ha parassitato gli alveari e ha distrutto l'apicoltura tradizionale. C'è stato un bel da fare. Io ho cominciato a fare l'apicoltore proprio in quegli anni lì. C'è stato un bel da fare. Oggi è presente anche oggi, e solo che oggi riusciamo a contenerne lo sviluppo. Però ha creato un problema enorme. Gli sciami che non vengono catturati dall'apicoltore e che si collocano, come dire, nelle finestre piuttosto che nelle piante, piuttosto che nei muri, sono destinati a morire. Perché dopo un anno che non vengono curati collassano e muoiono, e questo è un danno dal punto di vista del ricambio della biodiversità. E se passiamo poi all'altro tabellone che parla della vita sociale, possiamo dire ancora anche qui, ecco, c'è una particolarità nel primo riquadro sulla sinistra del tabellone. Vedete che c'è una mano lì con le api in mano, è la mia, e io ero allergico alle punture delle api, ma mi sono fidato a prenderle in mano perché lì era uno sciame appena catturato.
Mi sono fidato perché nella sciamatura le api non pungono. Quando chiedo ai ragazzi perché le api pungono, la risposta immediata è quello per difendersi. E naturalmente, se fossi cinico, le risponderei che è una difesa da niente, visto che l'ape pungendo muore. Pongono invece per si sacrificano per difendere la verme. Quando sono in sciamatura non hanno una casa da difendere, per cui non hanno nessuna ragione di pungere. Quella lì è quella casetta lì è quella che ho utilizzato per prendere lo sciame. Se fosse andato dopo 2 giorni mi avrebbero senz'altro punto, perché allora avevano una casa, si erano stabilizzate, avevano creato la loro posizione e avevano casa da difendere. Bene, l'organizzazione sociale, torniamo sempre alla regina. C'è una regina, una sola regina, come in casa Savoia, dove regnavano uno alla volta. Non si sa bene cosa faranno gli inglesi, ma prima o dopo anche loro si accorderanno. E la regina è, come dicevo prima, ha il potere. Ha il potere. E allora dico ai ragazzi sempre: siccome ha il potere, può dire: beh, questa mattina non faccio niente, sto qui seduta, non metto giù uova, non sudo i feromoni, che quelli sono quelli che servono per tenere ordine, insomma, prendo la frusta e no, non lo può fare. Non lo può fare perché sì, regina, ma regina nel senso etico del potere, cioè il potere al servizio del popolo. E le api che non si fidano, nei millenni si sono costruite una regina che non è in grado di mangiare da sola. Per cui non è in definitiva la regina che decide quanto uova deporre o quanto essere efficiente nella conduzione dell'alveare, ma sono le api che, nutrendo la regina, ottenendo la dieta, la spingono a essere più o meno produttiva. E questo riguarda anche i fuchi. Anche i fuchi non hanno l'apparato boccale, sono nutriti dalle api. Sono le api che producono la papa reale per nutrire la regina. E questo è una cosa che a me fa sempre una grande impressione, questo concetto, perché ho detto prima, se vi ricordate, che la regina può vivere fino a 5 anni, mentre le api vivono 45 giorni. La regina è una, le api sono 50.000. Come fanno le api che campano 45 giorni e sono 50.000 a governare il potere della regina, alimentandola o mettendola a dieta o decidendo quando è ora di sciamare per allevare altre regine e compagnia bella, come fanno? Ecco, questo per me rimane, può darsi che ci sia qualcuno che lo sa, per me rimane un mistero e mi piace anche che rimanga così, perché è un'organizzazione perfetta. E loro non la votano la regina. Noi, forse perché sono pochi millenni che siamo sulla Terra, ci vorranno forse qualche altro milione di anni, ma noi votiamo, però non controlliamo, come dire, la bocca di chi a chi diamo il potere. Mentre loro non la votano, se la allevano, però, come dire, da mangiare ce lo danno loro. Ecco. E forse arriveremo anche noi a questo, come dire, a questa simbiosi tra chi detiene il potere e chi ha bisogno invece che il potere venga esercitato, appunto, in favore del popolo. Vi dico un'altra cosa che a me fa sempre accapponare la pelle. I 5 giorni famosi che vi ho chiesto di tenere presenti prima, cioè i 5 giorni che passano tra la durata, la nascita, il tempo di nascita della regina e il tempo di nascita delle api operaie. E i 5 giorni che tutte le uova sono nutrite a papa reale. Allora, nel caso di incidente, nel caso che una regina muoia per
accidente. Spesso sono gli apicoltori stessi che, manovrando le aree, magari uccidono la regina. Nel caso comunque l'aveare rimanga senza regina, l'aveare sarebbe destinato a morire. Però cos'hanno le api? E mi chiedo, la previsione, la previdenza che hanno avuto, hanno migliaia di uova che sono ancora nutrite solo a papa reale, di uova feconde destinate a diventare api operai, che possono però diventare regine. Quando nell'alveare si accorgono che non c'è più la regina, perché non c'è più l'odore del feromone alla regina, prendono tre cellette, ne fanno una, riempiono di papa reale, la allungano e si allevano una nuova regina. Anzi, per essere prudenti, ne allevano 7, 8, 10, in modo che poi, quando è ora, hanno a disposizione più. Perché se passano i 5 giorni, non hanno più uova adatte per costruire, per allevare una regina, per cui l'alveare sarebbe destinato a morire. Ecco, questa è la cosa straordinaria che a me mi fa sempre, come dire, mi fa impressione, insomma, capire questa previdenza che hanno le api per poter sopravvivere. Se vedete l'ingrandimento, adesso chiedo a Cristiano di ingrandirmi questa parte, vedete che lì c'è un'ape con un puntino verde. È l'ape regina, che è stata segnata con un colore verde, perché per convenzione internazionale ogni anno assegna un colore alle regine, in modo che l'apicoltore sappia quanto è vecchia la sua regina. Nasce così l'ape? Qualcuno mi dice, ma nascono, come dire, un'ape regina con la sua forma normale. L'apicoltore applica questo puntino colorato in modo da poter riconoscere l'anno di nascita della regina e sapere quanto è vecchia la sua regina, e per poterla distinguere in mezzo a un nugolo di api, poterla trovare anche più facilmente. Insomma, di solito si trova, perché la regina è svincolata dalle altre api, si muove e ha sempre una corte di api che la assiste, la guida e la nutre, per cui un occhio attento riesce a individuarla. Cosa succede con le api regine che non siccome ce n'è le altre, cosa succede? Qui vedete che ci sono due cellette, una è aperta davanti, qui è nata una regina, l'altra è lacerata di fianco e vedete una regina morta dentro. Praticamente la regina che nasce esegue un canto, si chiama uno stridio, il canto delle regine, blocca la crescita delle altre regine che sono dentro le cellette, e poi, aiutata dalle api operai, le uccide. E poi vedete, le lacerano la celletta di fianco per poterla estrarre. E così adesso parliamo del prezzo che le api pagano per questa loro organizzazione così perfetta, chiamiamola, e il prezzo è questo. Le api operaie hanno una vita molto breve, 45 giorni, ho detto. I fuchi fanno la fine che abbiamo detto prima, e l'ape regina, le api regine che non sono utili vengono uccise, e l'ape regina comunque è governata dalle api operaie. Questo è il prezzo, se vogliamo, per la nostra mentalità cruento, che l'aveare paga per poter essere così efficiente, così perfetto. Passiamo adesso alla produzione. Benissimo. Anche qui di solito mi piace interrogare i miei interlocutori su qual è la produzione delle api. Naturalmente quella più conosciuta è il miele. Il miele è prodotto dalle api raccogliendo il nettare dai fiori. Il miele non si trova sui fiori c'è il nettare, le api lo raccolgono
hanno un'elaborazione enzimatica nella sacca nettarifera, poi lo passano a un'altra ape che poi la immagazzina. E anche quella aggiunge enzimi che lo fanno diventare miele. Questo passaggio da ape a ape si chiama trofallassi, secondo sempre la grande anima dell'apicoltura veronese che è Alessandro Pistoia. Noi dovremmo anche noi praticare la trofallassi, perché questo passaggio di cibo da bocca a bocca crea saldatura nell'alveare, e noi siamo proprio spampanati, siamo poco vincoli, direbbe Papagone. Siamo, chi è che si ricorda Papagone? Solo qualche vecchiotto. Vedo comunque di sorrisi attorno a me, vuol dire che non sono l'unico, insomma. Ecco. Allora, dicevo, siamo vincoli o sparpagliati? Noi siamo sparpagliati. Ecco, questa trofallassi, il passaggio di cibo da bocca a bocca, è quello che consente all'alveare di essere così coeso. Poi c'è il polline, altro prodotto che le api raccolgono sui fiori, che appallottolano, poi lo attaccano alle zampette e lo portano ad aereare, serve per nutrire la covata. Questi sono i due prodotti più conosciuti, ma poi c'è la propoli, questa resina nobile che importano, a loro serve come silicone, serve come disinfettante, e pitturano l'aereare con la propoli, perché è una resina, un antisettico naturale, che serve per preservare l'alveare dalle infezioni. Questo coperchio, dove c'era la freccetta prima, cioè no, questo, vedete che è diventato marrone, ecco, quello lì è propolizzato, è la propoli che raccolgono sulle gemme delle piante, sulle resine di qualche pianta particolare, lo portano dentro, si chiama propoli, si può dire anche la propoli. Io sono un illetterato, ma qualcuno mi ha spiegato che vuol dire propolis, per la città, davanti alla città, cioè lo usano a protezione della città. Se entra un animale dentro, un topolino, una falena, una particolare si chiama testa di morto, che entra per depredare l'alveare, questa falena fra l'altro assume i colori delle api e l'odore dell'alveare per non essere riconosciuta, ma se la riconoscono la uccidono, siccome è troppo grossa per portarla fuori la propolizzano, in modo da evitare la putrefazione e l'infezione dell'alveare. Ecco, e la propoli che noi usiamo, San Pietroburgo, l'assedio San Pietroburgo, si sono salvati disinfettando le ferite con la propoli, e noi usiamo anche noi, soprattutto per la gola, perché non è un antibiotico, è un antisettico veramente straordinario. Poi cos'è che producono di nuovo le api? La papa reale la producono per la regina e viene utilizzata anche come ricostituente. Io consiglierei più il polline, a dire la verità, è meno impattante sul nostro fisico, è più compatibile, insomma, e poi ha più nutrienti, ma anche la papa reale la producono le api. La cera è un prodotto che le api non raccolgono in natura, le producono le api giovani mangiando miele, secernendo dall'addome una sostanza grassa, delle scagliette grasse che poi impastano e costruiscono queste cellette esagonali, che è la forma migliore per consumare poco materiale e avere la resistenza massima. Se poi noi guardiamo un favo in trasparenza, vediamo che le cellette che ci sono dall'altra parte sono costruite alla confluenza di tre cellette dalla parte di qua. Chi si intende di muratura sa che i mattoni, perché tengano, non devono essere appaiati, ma devono essere come diciamo, scombinati. Loro l'hanno imparato senza fare la scuola edile o il capomastro. L'ultimo prodotto che abbiamo imparato a usare è il veleno. Anche il veleno delle api viene usato, non solo per curare l'allergia alle api, io sono stato curato per 7 anni con questa cosa, ma è uno stimolatore cardiaco. Viene usato per curare anche dei dolori artritici,
L'apiterapia viene usata e l'unico controindicazione è che l'uso domestico dell'apiterapia può andare incontro a dispiaceri perché se c'è uno allergico, magari può anche restarci, insomma, ecco, perché l'allergia è terribile, si va incontro anche allo shock anafilattico. In Germania si dice che ci sia una clinica dove la praticano sotto il controllo. Bene, questa è la conclusione un po' per quanto riguarda i prodotti. Ce n'è uno però di cui non vi ho parlato, che è importante e che non è appannaggio solo delle api, ma anche degli altri tigrati pelosi, e questo è il tema del cartellone successivo. Gli altri tigrati pelosi sono bombi, sono altri perché tigrati intanto, ecco una piccola curiosità, perché hanno questi colori giallo e neri che in natura indicano pericolo. Il giallo e nero indica pericolo. Perché? Perché il predatore dei predatori che non ha predatori, a parte noi, è la tigre ed è gialla e nera. In natura Allora, molti insetti, alcuni a ragione, alcuni furbescamente, si sono vestiti con questi colori in modo da indicare soprattutto ai predatori che costituiscono un pericolo. Perché pelosi? Poi parliamo anche di quelli che non lo sono, ma perché pelosi? Perché il pelo è il mezzo con cui portano in giro il polline. E la fecondazione, a proposito, no, si può dire? Sono peloso che l'impollinazione viene fatta indirettamente da questi insetti che non vanno sui fiori per impollinarli, ma vanno sui fiori a raccogliere il nettare. I fiori hanno, intanto anche qui, il nettare, il polline serve ai fiori per produrre la frutta, cioè il polline, il passaggio di polline da fiore a fiore serve perché il fiore diventi un frutto. E qui ci siamo, sappiamo tutti, ormai, come dire, dell'impollinazione se ne parla a proposito o sproposito, ma il nettare a cosa serve ai fiori? Non serve a niente. Ma è un contratto che hanno fatto con insetti che si sono stancati di andare a lavorare per niente e allora si sono fatti produrre questa roba. I fiori producono il nettare per pagare e per attrarre gli impollinatori in modo che, e l'hanno collocato, attenzione, ogni fiore ha una sua conformazione, adesso io non ho. Non lo so definire, ma ha una sua conformazione, ha un suo calice, ha una sua struttura ed è fatta apposta e il nettare lo producono in fondo a questa struttura, a questo calice, a questo fiore, in modo che l'insetto impollinatore, andando a succhiare il polline, sia costretto a passare dalle antere che contengono il polline. E strofinandosi sulle antere rimane attaccato il polline che poi trasporta da un fiore all'altro. Io vado a dire in giro da un po' di tempo, poi non so, forse dico, racconto una cosa che non farò, che scriverò un libro dell'impollinazione dal punto di vista del fiore. È un libro, sarà un libro vietato ai minori di 45 anni. Perché l'impollinazione è un vero e proprio atto riproduttivo con una sua eroticità. Io che sono un osservatore, li chiamano anche diversamente questi personaggi qua, però mi ritengo un osservatore di questi fenomeni della natura, come dire, ho visto proprio questa, come dire, passione che c'è tra il fiore e il proprio impollinatore. Vi dirò di più. Che questo detto da un entomologo e confermato, potete trovarlo anche in internet, per cui è vero, che i fiori attivano
arricchiscono il nettare e il polline attivati dal ronzio dell'impollinatore specifico, perché ci sono degli impollinatori abbastanza generici come le api che vanno su tutti i fiori, ci sono dei fiori che sono di bocca buona, insomma, chi viene viene, non hanno, ma ci sono anche dei fiori che sono impollinati dall'impollinatore specifico e sono quelli che conservano una propria tipicità, una propria specializzazione, come i fagioli per esempio, hanno un fiore come la bocca di leone e vengono aperti solo da dei bombi che hanno la forza per aprirli. Ecco, torniamo al discorso, il fiore arricchisce le polline e nettare attivato dal ronzio. Allora io mi immagino voi quando aspettavate il moroso o la morosa e va bene, insomma, vi parecciavate al meglio, ma fin lì non succedeva niente. Ma quando poi il rumore della macchina o il campanello, ecco lì, come dire, si attivava l'arricchimento delle sostanze nutritive. Bene, e adesso che avete capito perché quel libro lì sarà... Bene, allora diciamo che i tirati, le api e i tirati pelosi hanno il compito di impollinare, che è una delle funzioni più importanti della loro esistenza. Senza l'impollinazione, hanno calcolato che non avremo il 30% di quello che mangiamo, secondo me anche di più. I cinesi, che hanno inquinato di tutto e di più, vanno a impollinare col pennellino, vanno a raccogliere il polline scrollando i fiori e poi vanno col pennellino a impollinare le piante perché altrimenti non avrebbero frutti. Anche il vento impollina, anche qui una piccola parentesi, perché aprile è sempre ventoso? Perché fioriscono le piante. Allora la domanda che vi faccio a voi, e spero che stanotte riusciate a dormire lo stesso, è questa: ma i fiori hanno pensato di fiorire a aprile perché aprile è un mese ventoso? O è il vento che si è messo al servizio di fiori per venire a impollinare quando loro sono pronti a produrre il polline? Ecco, questa è un po' la storia dell'uovo e la gallina e vi lascio a voi approfondirlo. Fatto sta che le cose stanno così. Tirati pelosi perché sono deputati all'impollinazione, che è una delle funzioni più importanti. Poi ci sono quelli che non sono pelosi, ma sono tigrati lo stesso, come le vespe e i calabroni, ma loro non vanno sui fiori, loro sono carnivori. Se quando andate a fare picnic e aprite il scartoffio del prosciutto e vedete che arrivano lì, non dite le api, no, quelle lì sono vespe, anche se assomigliano alle api, perché sono carnivore. E mangiano, la loro funzione probabilmente ecologica è che mangiano insetti, carogne, insomma sono addetti un po' alle pulizie, ecco, tanto per dare un motivo della loro esistenza. Ultima tema che vorrei trattare stasera, se ho tempo è i materiali da costruzione. E veniamo all'ultimo gruppo di fotografie, anche queste fatte da me. E abbiamo detto prima che il materiale da costruzione delle api è la cera che producono le api giovani. Sulla destra del tabellone vedete dei favi costruiti dentro il cassonetto delle tapparelle. Al salumificio Valpolicella San Pietro. Sono andate a costruire lì dentro, sono andato con mio figlio a rimuoverle e vedete che la cera lo producono loro. Però ci sono altri insetti che invece costruiscono con il fango, sono le vespe. Queste le avete, alcune formazioni di fango le avete sicuramente trovate
a casa vostra, in qualche angolo, una signora è venuta giù che aveva delle scarpe messe là da parte da tempo, erano piene di fango, si chiedeva cos'erano, ed erano queste vespe, chiamate vespe muratrici, che costruiscono con il fango. Se vi capita di trovare queste formazioni e di rompere, trovate dentro anche dei ragnetti. E quei ragnetti lì non sono, non è il loro nido quelli, ma le mette la vespa e le metti vivi, solo punti in modo che siano paralizzati, la mette la vespa perché tengano caldo l'uovo finché si sviluppa e poi servono da primo nutrimento quando nasce la vespa. Ho avuto modo di vedere anche la scena della puntura di un ragno da parte di una di queste vespe che poi l'ha lasciato lì per andare a cercare il buco da metterlo e io gliel'ho spostato. E questa vespa prima si è un po' smarrita e poi ha cominciato a fare giri concentrici finché l'ha trovato. Poi vedete un'altra formazione più bellina, questa è la vespa vasaia, che costruisce questi, sembrano delle anfore, ma anche questa è una vespa. Vedete poi lì delle canne, dei fori, questa è questa è un'ape invece, un'ape solitaria, una osmia, che fa anche lei dei nidi di fango, ma questa è un'ape solitaria, nasce, fa il suo nido, deposita le sue uova e poi muore. Senza avere una vita aggregata, una vita sociale. Poi ci sono i calabroni e quelli che chiamiamo vespe. Ecco una nota, questa sequenza di nidi di vespa era dietro un manifesto dell'associazione apicoltori veronesi, tanto per dire, ecco. Erano probabilmente spie mandate lì a vedere cosa fanno gli apicoltori. Non dovete prendere tutto quello che dico alla lettera. Poi abbiamo delle cose straordinarie che sono questi nidi di calabrone, che sono delle formazioni enormi, sono come due o tre palloni da calcio, e sono costruiti per tenere la temperatura al nido vero e proprio che è all'interno dove vengono allevati i calabroni. E sono costruiti con il 70% di saliva e il 30% di legno masticato trovato su travi vecchie o sulla linfa che esce da alcune piante attaccate dai parassiti che loro raccolgono e poi usano per costruire. Ecco, vedete che la natura offre, queste poi sono le vespe, sarebbero i polistes, quelle che conosciamo, che fanno i nidi nei posti più caldi, nei cancelli del garage, nei posti che noi magari meno pensiamo, nei posti più caldi fanno questi nidi. Sono vespe che fino a poco più di 50 anni fa non c'erano, sono arrivate dall'America, la globalizzazione ha portato anche queste cose. Adesso stiamo vivendo una storia anche più pesante, quella che mi ha portato a ritardare di un anno questa e a cambiare la modalità anche della comunicazione che sto facendo con voi. Bene, io avrei finito, non so se i miei angeli custodi qui hanno qualche domanda da farmi, al posto vostro, altrimenti cosa dire, vi ringrazio della vostra attenzione, ringrazio loro di questa opportunità, perché la mission, come dicevo loro prima, che si è dato l'apiario sociale a Proloquio di Molina è diffondere quanto più possibile questa conoscenza, poi ognuno farà le scelte che vorrà, ma la conoscenza dell'utilità di questo insetto. Adesso qualcosa si sta muovendo, il mio comune assieme a altri due comuni della Val Policella ha scelto di essere comune amico delle api, mettendo in campo una serie di iniziative didattiche e conoscitive che si
concretizzeranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e per cui qualcosa si muove. Se mi sono dimenticato qualcuno nei ringraziamenti, lo faccio, come dire, grazie. Ecco, e con questo vi saluto e vi auguro una buona serata. Amici, Leonardo Ceradini ha concluso una meravigliosa relazione, davvero interessante e davvero bella, anche perché ha toccato degli argomenti che per me personalmente sono cari, perché ha toccato un argomento della unione tra animali e piante, le piante manipolatrici, si può dire, delle attività di insetti piccolissimi, e che sono oggetto di studio del professor Stefano Mancuso. Vi consiglio di seguire delle sue conferenze che trovate sul qualsiasi sito internet, della manipolazione esistente tra gli animali e le piante. Le piante sono manipolatrici attraverso le parti zuccherine per le piante, per le api, ma anche per altre sostanze come la caffeina, che è una sostanza manipolatrice davvero interessante per gli animali anche di grossa taglia come siamo noi. Un altro aspetto molto interessante è dato dalla cera, un materiale preziosissimo che è servito per dare illuminazione ai luoghi sacri, quando nei tempi prima dell'avvento della luce elettrica l'illuminazione avveniva esclusivamente con l'uso di olio vegetale. Chiudiamo qui questa bellissima serata, questa bellissima presentazione, e mi facevano ricordare gli amici che anche nello stemma comunale del fu comune di Avesa comparivano delle api nello stemma, nel blasone comunale. Siamo arrivati ai saluti di questo bellissimo percorso del cartellone delle serate culturali, che è arrivato all'ultima sua serata. Non mi resta che ringraziare tutti gli amici del Comitato di San Rocco, tutti quelli che hanno dato una mano a organizzare queste serate. Un ringraziamento speciale va anche al direttore dell'Arena 2000, Andrea Tofaletti, grazie alla sua esperienza di regia ha permesso la realizzazione di questa efficiente macchina di regia. Un saluto a tutti e arrivederci alla prossima stagione delle serate culturali di San Rocco di Quinzano.